Quello sullo schermo è Cameron McCall, uno dei personaggi più iconici e famosi nel mondo del freeride mountain bike. Possiamo paragonarlo nel mondo delle moto a un Cairoli? A un Marc Marquez della situazione? E immaginatevi che da un giorno all'altro vi citofono a casa. No! Questo è quello che mi è successo all'inizio del 2017, una delle esperienze più belle che mi rimarrà impressa in tutta la mia carriera di mountain biker. A inizio 2017 ricevo una mail totalmente a caso da un indirizzo Red Bull e mi dicono che avrebbero voluto registrare una serie sulle stelle nascenti della mountain bike internazionale. E indovinate il primo episodio con chi volevano registrarlo? La serie era molto semplice. Red Bull insieme a una casa di produzione video sarebbe dovuta venire qui per raccontare la mia quotidianità, la mia routine di atleta professionista di slopestyle. Se non fosse stata per questa idea, io non credo che avrei mai avuto l'opportunità di avere qui in casa mia Cameron McCall. Però la cosa che mi aveva fatto veramente esplodere il cervello era che sarebbe dovuto venire a casa mia a mangiare con i miei genitori, a vivere con me. Ho voluto portarvi chiaramente questa esperienza per raccontarvi un po' anche in retroscena di tutto quello che è successo, ma in particolare per farvi vedere il risultato finale, il video finale, perché per quanto fosse stata una serie Red Bull ed è andata anche abbastanza famosa al tempo, poi tutta questa serie è stata completamente rimossa da internet. A fine video vi spiego anche perché è stata rimossa da internet. E meno male che ho salvato raga il video, ma siccome la vicenda è successa prima che iniziassi a fare regolarmente i video su YouTube, secondo me maggior parte di chi mi segue non l'ha mai visto. E adesso ragazzi guardiamo assieme questo primo episodio di Cam McCall Meets, che significa in inglese Cameron McCall incontra. So good. You know what's great about Italy? Is you don't have to pretend that you like kale or quinoa. It's all carbs all the time. What a great national pastime. But you know what isn't a national pastime in Monza? Slopestyle mountain biking. At least not yet. But shh, don't tell that to Torquato Testa. Questa era la intro del mio episodio. Comunque intro molto simpatica, proprio per contestualizzare dove ci troviamo. La terra del carboidrato. Ma sono io da Monza che faccio slopestyle. Torquato Testa. So here my newfound friends is our Italian two-wheeled story. Just not this kind of two wheels. Cosa poteva non mancare in questa presentazione dell'Italia? La Vespa. Monza, chiaramente il classico inverno a Monza, grigio. Facciamo un piccolo stop subito. Come vi ho fatto vedere, lui mi ha citofonato veramente a casa. A parte vederlo al citofono di casa che... Ma la cosa ancora più incredibile è quando è venuto su in casa. Era un McCall che gioca con i miei cani, seduto sul divano in soggiorno. You want to kiss him. L'episodio adesso inizia veramente. How far we got to the bike park? It's like 5 minutes by bike. 5 minutes by bike? Yeah. About 1 minute by scooter. Raga, il Monza Pizza Bike Park un po' di anni fa. Cioè. You. I beat ya! Finally. This place is so killer, man. Tra l'altro guardate veramente panettoni molto più stretti rispetto adesso. Raga, c'era ancora la piscina di gomma piuma. Tra l'altro non è ancora finita, era lì mezza con dentro un po' di sacchi di gomma piuma non aperti. Yeah, it's an hard year of work and it's almost finished. Comunque l'avevamo costruito sì da un annetto, ma in realtà in questo momento non era ancora stato aperto al pubblico. This place would not be here if you guys didn't put in all the work. In Italy we didn't have anything to ride dirt in the past years. We won a project contest and now we are there with this bike park that it's the first one in Italy. And it's good because finally the scene is growing. You have not to be the best or the worst rider, just ride together and have fun together. E raga, in quel momento noi stavamo veramente emergendo nel panorama internazionale. Non l'ho realizzato al tempo così tanto, ma è stata una cosa molto importante alla fine della fiera, cioè. That's what Mocha is tonight. You fall backwards and be completely fine. How hard is it to click your trick from here and drag it to a Crankworx course? I think every rider usually train on like smaller jump than in Crankworx. I don't know, it's just mind, I think. Just keep your mind free and try. Tra l'altro, chiaramente immaginatevi il mio hype di quel momento, ero esaltatissimo e ho sendato tutti i trick che avevo.
fun to ride with these guys and see how farting around at a really high level is just normal and casual. Questo transfer che avete appena visto, che tra l'altro l'avevo messo in un mio video e adesso non è più neanche così tanto possibile perché abbiamo cambiato un po' le dimensioni dei salti, ma io quel giorno ho provato a flippare dal panettone al mulce. Raga, sono atterrato in fechi. It makes you like want to go for it here. It's a good squat. Questo urlo che sentite qui non è perché avevo fatto il trick che hanno messo, ma perché avevo flippato quel panettone lì in realtà. Sentite, se sentite bene, c'è Nev che dice tu fakey. Perché ero atterrato all'indietro, raga, ho tirato una mina della Madonna. Very efficient. Fuel efficiency is at a reaching a high standard. Whoa, whoa, that's wrong button. Let's see how she's at hill climbing. Ah giusto, è vero, mi ero dimenticato che hanno messo la Vespa. Abbiamo tirata su dal panettone, grattato sotto. She's got some juice. It's a very Italian thing, yeah, yeah. Because we usually in Italy we jump over Vespas every day. Abbiamo fatto qualche tricchettino sopra sta Vespa, niente di che, però ci sta nel video. I don't know if it'll do a burnout. Will you guys still clear me, you think? Okay, cool. Tra l'altro, cosa interessante, che la Vespa è riuscita lo stesso veramente a fare fumo facendo quel burnout sulla terra. Non ho capito come è stato possibile. Probabilmente quel fumo era dal motore. Non lo diciamo al noleggio della Vespa. Cosa avete fatto oggi al campo? E qui, raga, inizia una parte molto divertente che hanno creato loro di questa cena con me, Cameron McCall e i miei genitori. This guy made double flips look way too easy. How is it watching your son do stuff like that? È molto bello, emozionante vederti fare le gare. Cioè, questa immagine è storia, raga. Cioè, è incredibile, secondo me. Però preferiamo vederle dopo. When I did one of my first big event, I say them, okay, you can watch the live webcast. Torquato Testa, I do nothing about it. E a tutti gli effetti è vero, ragazzi, i miei genitori, quando ho fatto il primo joyride, non avevano capito che io stavo andando in quella direzione. They didn't know that I was like doing contests all over the world. They thought that I was just riding for fun. Sì, sapevano che facevo un po' le gare di qua di là, me la stavo cavando, ma non sapevano che ero arrivato fino alla gara più importante del mio campionato. That I was at that level. I guarantee you this is not the last you're gonna see a Torquato Testa. Zio, il cugino, il fratello, il nonno. Yeah, she said that they were calling everyone. Però quando hanno visto la diretta ha detto: ah, il Toto è arrivato qui. What was he like as a little kid? Buono. Simpatico. Allora. Raga, questo ero io da piccolo. Io non so cosa c'aveva in testa mio papà in quel momento, mi faceva scendere veramente con la macchina a pedali, giù dalla discesa, fucile. È sempre stato pauroso, ma anche attratto dalle cose emozionanti. The best riders in the world are the ones who can take the fear and then turn it into something. E qui ha detto, raga, una frase che secondo me è una cosa incredibilmente vera, che la credo anch'io tuttora, grazie a un po' l'esperienza che mi sono fatto. Tanta gente mi chiede: Toto, ma non hai paura quando fai trick? Certo che ho paura, ma la bravura in un atleta sta nel trasformare questa paura in determinazione, convinzione, voglia di vincere, voglia di imparare quel trick. Però tutti abbiamo paura. Cin cin. Qui si chiude, diciamo, la prima metà del video. E come retroscena interessante che volevo raccontarvi è che chiaramente noi in quelle sere non è che è finito di registrare e poi non ci vedevamo più, ma veramente loro vivevano praticamente con noi, cioè avevano il loro hotel. Ma poi, per esempio, alla sera uscivamo a mangiare tutti assieme con la troupe della casa di produzione, Cameron McCall con noi. E però si è instaurato veramente un bel rapporto. Infatti da quel momento in poi, comunque a tutti i contest quando ci vedevamo, cioè è cambiato il nostro rapporto. Siamo diventati veramente, tra virgolette, amici e ci conoscevamo. Infatti per questo ho potuto chiedergli: raga, c'è una cosa che non vedrete mai da un atleta internazionale. Triplo 7. Se solo Tony F sapesse chi è Cameron McCall, andrebbe fiero di me, Tony. Per questa seconda parte del video ci dirigiamo poi verso Rovella, cioè il nostro home place per il freeride. Today we are gonna to Rovella. It's like a freeride spot. It's the spot where I started riding and I met Ivo. Ivo is like the
the main trail builder there, right? In questo caso non stiamo parlando di Ivo P26, ragazzi. He went to Whistler in 2006. When he came back, he was like really hyped about Whistler and started building almost the same thing. Because of that, you ended up falling in love with it. Yeah, yeah, for that reason. So I'm super glad that I could ride that bike. And I'm glad that Ivo went to Whistler in 2006. Okay. Oh, it's so rad. Yeah, run downhill, there's one of them, what's up? Io Ivo appunto l'ho conosciuto a Rovella perché lui è local lì e ha costruito praticamente tutto questo posto pieno di salti in freeride. Ma il nostro rapporto è cresciuto e siamo diventati veramente amici quando io e Diego abbiamo fatto il nostro primo viaggio oltreoceano, cioè la nostra prima volta in America. Come eravamo due ragazzi molto giovani, 18-19 anni, Ivo ha detto ciao, vengo con voi che me lo faccio volentieri un altro giorno in America. Ivo, when I met you, it was when you were traveling with Torquato and Diego to contests and I just assumed you were one of their fathers. But then I later found out you travel with them to be kind of their focus coach. Could you tell they may be world-class slopestyle athletes at some point? Assolutamente. Well, in queste piccole interviste si vede esattamente il carattere di Ivo. Were you happy to see two little kids who were coming here and riding fast and... Calma. Erano altri tempi, altre capacità. Tutto un'altra cosa, era l'inizio. Yeah, he said that we weren't really good, actually, at the beginning. Weren't? No, we weren't. Like... Totalmente spiazzato Cameron McCall. Ma la risposta più eclatante e più secca è stata proprio quando Cameron gli ha chiesto: ma vedi delle possibilità nel futuro dello slopestyle italiano? Cioè, vedi qualche ragazzino che emergerà e magari parteciperà a qualche competizione internazionale? Attualmente, no. He said that... I think that's no. Ed effettivamente Ivo è sempre stato così nei nostri confronti, cioè I completely see, I had this all backwards. He's not so much your hype man. He's more like, you see what all these other riders are doing, you gotta step it up. He's hard on you guys. Yeah, yeah, it's like that. Non ci ha mai elogiato per quello che facevamo, ma è sempre stato duro con noi, proprio perché voleva che aumentassimo ancora di livello. È uno sport estremo, quindi si fanno cose estreme. This is so rad. Ah, tra l'altro tutti questi spot che ci sono all'interno del video li ho scelti io, cioè glieli ho raccomandati io a Cameron, gli ho detto guarda, secondo me per fare questo video dobbiamo andare qui, qui, qui. How do you finish a good downhill ride in Italy? Do you crack beers at the bottom? Nope, you pop some wine. Cheers! Vendero! Vendero! Ultimo spot che avevo deciso al tempo che rappresentava un po' la mia realtà era appunto casa di Diego. The last stop of my Italian tour, Diego's Field of Dreams. Yeah, yeah, this is the, like the first tour spot that we had and it's still amazing. You guys learned a lot here. Yeah, yeah, a lot of tricks. This spot looks so good. Yeah, Diego! Qui vi fa capire, ragazzi, che comunque, per chi non lo sapesse, io e Diego abbiamo girato veramente tantissimo assieme. È soltanto che voi su YouTube avete visto solo una piccola parte delle nostre storie. Tutto quello che è successo prima di YouTube non l'avete mai visto. How did you and Torquato meet? I wrote him on Facebook, I think 2010, because when I was riding here, I was always alone and kind of bored. So I see him was really pumped, he was doing first backflip no-hander, and I wasn't able to do backflip no-hander, so I think immediately we started to be really friends. I need someone to ride with me, and he needed a place where I ride, so it was perfect. And then we started to travel together. Diego Versace, the Italian, good friend of Torquato. These two are definitely part of the new Italian charge. E a tutti gli effetti lo spot di Diego è stato il luogo dove sia io che lui abbiamo imparato più trick in assoluto, proprio perché spendevamo tantissimo tempo a girare, provare, martellare, cadere e imparare tantissimi trick.
avete visto proprio il Toto e anche il Diego, non youtuber del tempo, eravamo solo ragazzi emergenti, bravi in bici, ma non avevamo tanto a che fare con i social. Bangers all day long in the middle of the field. Some random countryside town in Italy. E quindi si vede un po' che eravamo a tutti gli effetti impacciati davanti alle telecamere. Col tempo abbiamo imparato. It's deception, oh yeah! Oh. Nice. This spot is so good, you guys. It's cool to actually be able to take it all in and see why you guys are the way you are. You're well-rounded because you've got the downhill spots. You guys are hard workers because you built your own spot with Monza Pizza. And this is kind of where it all started, how you guys got good enough to be on the Crankworx World Tour. And the next time I see you guys, we'll be at a Crankworx stop. Yeah, so see you, see ya. There. I'm going to be rooting for you guys. Thank you. E con questo si conclude l'episodio, la fantastica esperienza di Cameron McCall in Italia. Posso vantare questo primato di essere, credo, l'unico italiano ad aver mai vissuto un'esperienza del genere. Hanno fatto quella stagione lì, mi sembra 4 episodi, quindi altri 4 rider emergenti. La stagione successiva ne hanno fatti altri 4. Poi, come vi ho detto, hanno completamente tolto tutta la serie da internet. E voi direte, come mai? Non so se avete notato questo piccolissimo particolare. Cameron McCall aveva in testa un casco Rockstar Energy, perché lui al tempo era sponsorizzato Rockstar, la serie però era Red Bull. Io ora non sono entrato proprio nelle dinamiche interne di questa cosa. Palesemente, se Red Bull ha scelto questo atleta, sapeva che l'atleta presentatore era Rockstar e non Red Bull. Però da quello che so c'è stato un conflitto per questa cosa qui, nel senso, Cameron McCall Rockstar che presenta una serie su redbull.com, però sta di fatto che per questo motivo poi è stato rimosso tutto. Brutto, peccato, proprio perché sono quei video che poi negli anni ti vai anche a riguardare perché ci stanno un sacco. Però ragazzi, cioè, che esperienza è stata? Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se dovessimo organizzare una serie del genere, magari portata in chiave italiana, con io al posto di Cameron McCall in voce di presentatore, e invece andare dai ragazzi emergenti italiani e fare più o meno la stessa cosa, ma in contesto totalmente più amatoriale e italiano. Secondo me potrebbe essere veramente veramente figo. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella.